Sin da quando i bipedi pensanti, lontani discendenti di Lucy, divennero autoconsapevoli e il loro cervello arricchì di colori, di aromi e di emozioni un universo sino ad allora silente, essi esplorarono il globo terrestre. Mi piace citare questa frase di Rita Levi-Montalcini, perché esprime bene la naturale propensione dell'uomo, e in particolare del bambino, all'esplorazione e alla scoperta di ciò che lo circonda. Lavorando con i laboratori dell'ambiente, ho avuto la fortuna di avere come primi spazi del mio lavoro i parchi e i boschi, dove ai bambini era permesso avere un contatto diretto con gli elementi della natura. Nei bellissimi parchi della nostra regione abbiamo esplorato boschi e radure, insieme ai guardiaparchi che ci hanno aiutato a riconoscere erbe e tracce degli animali, o ad osservarli da lontano con l'aiuto di un binocolo. Abbiamo capito come il bosco sia sempre stato importante per l'uomo, che in passato lo guardava con riconoscenza, ma anche con timore, dedicandogli riti sacri e leggende. Un altro bellissimo luogo di lavoro è stato il greto del fiume. Qui abbiamo compiuto osservazioni degli alberi e degli uccelli posati sulle rive o in volo sopra di noi. E poi, osservando i campioni d'acqua raccolti, abbiamo scoperto la meraviglia del mondo microscopico. Con il nostro bottino di erbe, rami, foglie e sassi, tornavamo in laboratorio per osservare meglio i nostri reperti. Qui potevamo disegnarli, a volte classificarli con l'aiuto dei manuali e fare esperimenti con la terra e i sassi. In particolare, i bambini erano sempre affascinati dagli insetti, che ingrandivamo con lenti per vederli meglio. Mi è capitato, a distanza di anni, di incontrare alle vallette un ragazzo che io non avevo subito riconosciuto, ma lui, riconoscendo me, mi apostrofava con "Zabro Gobbo". A distanza di anni ricordava il nome dell'insetto che aveva osservato in laboratorio. E poi ci sono stati bellissimi momenti di scoperta in laboratorio. Abbiamo parlato di energia elettrica e ognuno ha costruito il suo circuito. Poi, passando tra i tavoli a vedere se tutti erano riusciti a collegare i fili elettrici ai becchi di coccodrillo e alle batterie, ho scoperto che i bambini avevano iniziato a collegare tra loro più circuiti o più batterie. Insomma, da soli avevano intuito i concetti di collegamenti in serie e in parallelo. Con un altro gruppo di bambini abbiamo utilizzato la luce del sole per far girare l'elica di un aeroplano da essi costruito con tubi di cartone e altro materiale di recupero. Abbiamo poi inventato dei giochi che utilizzavano diverse forme di energia. Qui, grazie a pale come quelle del mulino greco, abbiamo fatto girare una giostrina con la forza del vento. Abbiamo scoperto che anche la forza dell'acqua, da sempre utilizzata dall'uomo per i suoi mulini, poteva servirci per far girare la nostra giostrina. Gli spazi del mio lavoro sono stati diversi negli anni, ma mi piace pensare a un elemento che li colleghi tutti. Aver cercato con il mio lavoro di trasmettere la voglia di scoprire e la sorpresa e il senso di meraviglia che riusciamo ancora a provare quando ci poniamo davanti ai fenomeni della natura con un atteggiamento aperto che ci permetta di vedere la bellezza che ci circonda e della quale normalmente non siamo consapevoli.